I trattamenti contro l'Alzheimer si concentrano principalmente su diverse strategie per rallentare la progressione della malattia e gestire i sintomi. Ecco un riassunto dei principali trattamenti. Farmaci per la gestione dei sintomi. Esistono farmaci approvati per trattare i sintomi dell'Alzheimer, come i farmaci colinesterase inhibitors, donepezil, galantamina, rivastigmina, che possono migliorare temporaneamente la funzione cognitiva, e i farmaci come la memantina, che agiscono su un diverso tipo di neurotrasmettitore coinvolto nella memoria e nel pensiero. Terapie non farmacologiche. Queste includono interventi come la terapia occupazionale, la terapia cognitivo-comportamentale, la stimolazione cognitiva e l'esercizio fisico. Questi trattamenti mirano a migliorare la qualità della vita e la funzione cognitiva dei pazienti. Gestione dei fattori di rischio. Controllare i fattori di rischio cardiovascolari, come l'ipertensione, il diabete e l'obesità, può aiutare a ridurre il rischio di sviluppare l'Alzheimer o rallentare la sua progressione. Interventi dietetici e stile di vita. Una dieta sana, ricca di frutta, verdura, pesce e grassi sani può contribuire alla salute cerebrale. L'esercizio regolare, il sonno di qualità e l'attività mentale stimolante possono anche avere effetti benefici. Sperimentazioni cliniche. Ci sono molte sperimentazioni cliniche in corso per testare nuovi trattamenti per l'Alzheimer, compresi farmaci che mirano a ridurre l'accumulo di placche di beta-amiloide nel cervello o a prevenire la degenerazione neuronale. Supporto familiare e sociale. Il coinvolgimento della famiglia e il supporto sociale sono cruciali per gestire l'Alzheimer. I caregiver possono ricevere supporto attraverso gruppi di supporto e risorse educative. Questi trattamenti sono spesso utilizzati in combinazione per massimizzare i benefici per i pazienti affetti da Alzheimer. Tuttavia, è importante far notare che al momento non esiste una cura definitiva per la malattia.